Buonasera sindaco, oggi una serie di argomenti molto diversi tra loro. Esatto, oggi molti erano i punti e anche eterogenei. Uno di questi interessante è il contratto di disciplinante per la concessione in comodato d'uso di un dispositivo per il fototrappolaggio. Quindi una semplice fototrappola. È una convenzione con la comunità della Val di Non che ci ha dato appunto in concessione una fototrappola che verrà poi utilizzata previa ordinanza del nostro servizio di vigilanza per controllare il nostro territorio, soprattutto dando attenzione all'abbandono di rifiuti. Quindi vogliamo tenere controllato e sicuro il nostro territorio e le buone pratiche che ogni famiglia, che ogni persona dovrebbe seguire nella gestione dei propri rifiuti. Un altro punto importante sul quale abbiamo iniziato a ragionare sul progetto che poi in un secondo momento passerà in consiglio comunale è quello riguardante la riqualificazione della piazza di Rallo. Ne abbiamo parlato negli incontri delle consulte, uno dei nostri lavori pubblici da portare avanti. Stiamo appunto valutando e definendo gli ultimi interventi, quindi l'ultima gestione di questo progetto, sia dal punto di vista degli incarichi che dal punto di vista delle ultime novità espresse anche dalla popolazione, quindi interventi differenti da quelli che erano i progetti originari, quelli che erano le proposte delle amministrazioni passate in principio a questo intervento di riqualificazione della piazza. Quindi si tratta della pavimentazione con i cubetti, i sottoservizi, mentre non ci sono gli arredi. Esatto, per ora gli arredi saranno una partita secondaria. Rifarà la pavimentazione della piazza che sta di fronte alla chiesa con l'utilizzo appunto di cubetti in porfido e una messa in posa innovativa con della resina per chi è un po' più tecnico. E poi successivamente appunto la parte di riqualificazione degli arredi sarà concordata anche con quanto richiesto dalla popolazione. Inoltre, discusso riguardo a un contributo straordinario per l'associazione sportiva TNT Montepelle, a seguito di un disavanzo per quanto riguarda la gestione del bilancio dell'ultimo intervento che è stato fatto al campo sportivo, quindi l'ultimo intervento di 570 mila euro che l'associazione naturalmente ha gestito a fronte di un contributo della provincia, ha appunto lasciato un disavanzo nel quale il comune sta ora ragionando qual è il metodo più idoneo per aiutare appunto l'associazione a far fronte a questa problematica. Infine, volevo chiudere con un argomento molto più leggero, che è quello riguardante i Suoni delle Dolomiti. Anche quest'anno si ripresenta l'opportunità di avere un evento appunto della rassegna Suoni delle Dolomiti nella bellissima Valnana, dopo la Malga Tassulla. E qui appunto stiamo ragionando con l'APT, quali sono i permessi che devono essere rilasciati e il periodo è quello intorno al 20-23 di agosto. Per le news su chi sarà l'artista designato per quest'anno, per questa rassegna 2017, ve lo diremo più avanti.